La legge è uguale per tutti, la vediamo scritto in ogni tribunale della Repubblica. Oppure quante volte abbiamo sentito dire: io sono un bravo cittadino, rispetto la legge. Pensiamo alle leggi. Se le leggi fossero davvero uguali per tutti e rispettassero il cittadino, avrebbe senso rispettarle. Se fosse così facile, c'è la legge, la rispettiamo, siamo tutti bravi. L'umanità avrebbe fatto dei passi da gigante. Ma non è così. Pensiamo se noi fossimo stati in Babilonia, con il primo codice delle leggi, il codice di Hammurabi, diceva tra l'altro: se la donna ride, sei autorizzato a prendere un ferro incandescente e stamparglielo sulla faccia. Anzi, devi, questa era la legge. Oppure veniamo avanti a Socrate, che è stato condannato a morte perché la legge diceva che appunto corrompeva i giovani. Veniamo avanti, pensiamo alle leggi dei Romani su coloro che non erano cittadini di Roma, sugli schiavi, sulla legge sulla schiavitù, pensiamo alle leggi sulla segregazione razziale, pensiamo alle leggi sull'eresia dell'Inquisizione, quanti morti ha fatto. E allora eri un bravo cittadino se rispettavi quella legge. Pensiamo alle leggi naziste e fasciste su gli ebrei. Eri un bravo cittadino se denunciavi il tuo vicino di casa. E non è che il tempo non sia passato o passato invano. Pensiamo adesso alle leggi cinesi che ne so, sulla libertà di parola, alle leggi di persecuzione dei giornalisti in Turchia o in Bielorussia, pensiamo alle leggi sulle opposizioni in Russia, pensiamo alla Sharia, ti tagliano la mano se rubi o puoi lapidare la donna che è adultera o sei condannato a morte se cambi religione, pensiamo alle leggi sugli omosessuali che adesso non so se ancora oggi, ma erano condannati a morte negli paesi arabi o in India. E allora sei un bravo cittadino se rispetti la legge. E allora dove cerchi? Dove trovi rifugio? Dove trovi la sicurezza? Cosa ti dice se sei un bravo cittadino? In tutti quei casi essere un bravo cittadino sarebbe significato ribellarsi, no? Ma ce l'hai il coraggio di assumerti la responsabilità. La responsabilità è superiore alla legge. C'è una giustizia, diciamo così, interiore, c'è una sindere, c'è una capacità di riconoscere ciò che è buono e giusto dentro ciascuno di noi. Il nostro Signore interiore. Quello vuol dire rispettare la legge. A volte coincide con le leggi degli uomini, a volte no. Che fare quindi? Prendersi la responsabilità o delegare? Costruirsi una fasulla rispettabilità, rispettando tout court le leggi, vedi particolare attualità di questi tempi. Rispettiamo la legge, siamo buoni cittadini e pensiamo al bene dell'umanità e dei nostri simili, oppure pensiamo al bene della grande finanza, di Big Pharma, delle multinazionali e via di seguito. Non ce l'hai la certezza nel dogma, non ce l'hai la certezza nella legge, mi dispiace. Devi prenderti la tua responsabilità, questo è il momento nel quale ciascuno di noi si prende la sua responsabilità, la responsabilità di essere in contatto con se stessi, di ascoltare in profondità la voce, attenzione in profondità, perché
perché ascoltandoti o non ascoltandoti, agendo secondo te stesso, puoi anche fare tante stronzate. La legge sono io, no, ma io voglio essere libera, libero, voglio fare quello che voglio. Questa è un'altra stupidaggine. Questo non è seguire la legge interiore. Questo è seguire il piccolo uomo e la piccola donna, le identificazioni che sono dentro di te. Ogni volta che il re agisce, se vuoi sapere quando stai seguendo la piccola donna e il piccolo uomo, quando stai ribellandoti al padre e alla madre che hai avuto, e ogni volta che il re agisci a un'imposizione, a una legge, te la prendi, fai la vittima, urli e sbraiti contro il mondo ingiusto. Il mondo è sempre stato ingiusto anche. Le leggi sono sempre state ingiuste anche. Non c'è mai stata la libertà che tanto desideri, perché quella viene solo da dentro. Viene solo dall'acquisizione, dalla scelta di stare in contatto e di prendere responsabilità. E quello che ti dice se fai bene o male non è la legge, ma è la, chiamiamola, consapevolezza. Il grado di contatto con te stesso, quella è la misura che ti dice dove sei e cosa stai facendo. Quindi pedala, fermati, ascolta, smaschera le identificazioni, smaschera le reazioni, perché da una parte o dall'altra, sia che ti adegui la legge, sia che reagisci, sei schiavo, non sei libero. Sei libera quando senti autenticamente dentro ciò che è buono e giusto e vai oltre l'adesione o la reazione alla legge e compi la cosiddetta giustazione. Rifletti.